tre mesi in vacanza sono troppi oggettivamente, secondo me, sia per il distacco da, cioè, un tipo di vita a un altro che fai in quei mesi, e sia perché effettivamente poi arriviamo a un'età, io adesso mi laureo e a 27 anni entro nel mondo del lavoro tardissimo. Secondo me è una cosa della vecchia guardia questa delle vacanze lunghe. I ragazzi hanno bisogno anche di capire cos'è il mondo del lavoro, se no escono dallo studio che sono come appena usciti dal guscio, non sanno nulla. Nei tre mesi alla fine gli studenti perdono quello che hanno appreso alla fine, comunque durante tutto il percorso scolastico. I tirocini sarebbero molto formativi durante l'anno scolastico, quindi credo che tre mesi siano troppi veramente. Potrebbe essere valido sul discorso, dipende se gli studenti hanno voglia di farlo, se hanno da studiare. Tutti abbiamo diritto di un po' di vacanza. Io le ho fatte e ci stavo tanto bene in vacanza, sinceramente non trovo giusto, cioè va benissimo, anche perché studiano tantissimo sti ragazzi. Io sì, sono d'accordo, cioè suddividere di più, scaglionare di più le vacanze, insomma come fanno in Germania, in Francia, ecco. Si studia tutto l'anno, c'è bisogno di un po' di relax. Beh, io sono d'accordo invece, perché comunque è giusto anche impiegare il proprio tempo, come per esempio le vacanze, per farsi un'esperienza lavorativa. Sono d'accordo, perché noi da studenti, nei miei tempi, lavoravamo tutti d'estate. Mai fatto vacanze in vita mia, comunque penso di sì, sì. Sarebbe giusto che insomma si incentivassero gli stage e tutto il resto, ecco.